Buonasera a tutti i web radio ascoltatori, benvenuti in questa nuova fantastica puntata di Brothers in Rock. Ci siamo anche questa settimana, sono le 7:10 di martedì 14 marzo 2017 e insieme a me in studio la nostra professoressa Violetta Marchionne. Buonasera rockers! Applausi per lei e il grande, il mitico Roberto Caputo. Buonasera brothers! Applausi anche per lui. Allora, quest'oggi insomma una grande puntata ragazzi, perché appunto tratteremo una dei misteri del rock, no? Diciamo così, e che riguarda il Club 27. Un club dove nessuno vorrebbe mai entrare. Nessuno vorrebbe mai entrare, esatto, Robertino. E, insomma, ci siamo, incominciamo subito mettendo una delle canzoni un po' che ci addentrano in questo nel scenario, tema. In questo tema. Ci addentrano nell'inferno. Nell'inferno. Questa è Hell Bells con gli AC/DC. Gli AC/DC. Siamo un po' entrati morti, lo sapete? Sì, perché è giusto. No. We'll be right back.
Rieccoci tornati. Subito incominciamo ad addentrarci in questa fantastica avventura del Club 27, no? E incominciamo con il primo personaggio, che appunto è il più intrigante. Perché è il più intrigante? Perché appunto si dice che ha fatto un patto con il diavolo. E quindi Robert Leroy Johnson. E praticamente si dice che ha fatto un patto con il diavolo. Ragazzi, perché ha fatto un patto con il diavolo? Perché? Perché ha sbagliato qualche calcolo. Ha sbagliato qualche calcolo. Si dice così perché dopo la morte della moglie scomparve per un mese dalle scene musicali, no? E ricomparve che sapeva suonare la chitarra in una maniera... con bellissima, un'abilità soprannaturale. Sì, un'abilità soprannaturale. Quindi non è possibile che si sia chiuso in questo mese a suonare la chitarra ripetutamente. No, infatti, proprio perché infatti Roberto, per assopire il suo dispiacere. Loro, quelli appunto chi ha visto Robert Johnson e ne racconta appunto, si dice che è scomparso questo mese e abbia preso lezioni da un signore che appunto suonava nei cimiteri, e per questo era una figura molto losca e quindi insomma si dice che abbia fatto questo patto. Dopo un mese è tornato e sapeva suonare la chitarra in maniera bellissima, insomma. O magari questo signore era molto esperto. Sì, ma sicuramente sì, però in quegli anni si parla del 1920, su per giù, Roberto. Quindi stiamo parlando di blues ancora. Sì, blues, sì. È tra l'altro è praticamente il fondatore del Delta Blues. Cioè, molti lo ritengono il Delta Blues. E infatti è talmente bravo che la Rock and Roll of Fame l'ha messo fra i primi 100 che sa suonare bene la chitarra, insomma. I migliori chitarristi. Ma il primo è solo uno. Il primo è solo ovviamente uno. E lo svegliamo più tardi. Lo svegliamo più tardi. Non lo andiamo a risvegliare subito alla tomba. Comunque il nostro caro Robert Johnson fece una brutta fine, appunto a 27 anni è stato il primo. 16 agosto 1938. 38, esatto. E praticamente lui frequentava un locale, un bar, e si frequentava anche con la moglie del barista. E quindi, ecco perché frequentava il locale. Esatto. Se l'è andato a cercare, diciamolo. Sì, un pochettino sì. E quindi il barista, che gli ha dato da bere un whisky così già aperto, l'ha avvelenato. L'ha avvelenato. Si dice che l'abbia avvelenato. Si dice che l'abbia avvelenato perché appunto non abbiamo molte testimonianze di questo. Dati anche i tempi, esatto. E quindi morì. E alcuni dicono che il blueser, se possiamo azzardare questo nome, e praticamente morì in ginocchio ululando al diavolo. Attenzione. E adesso andiamo a sentirci Sweet Home Chicago di Robert Johnson. To my sweet home, Chicago.
gonna keep on walking around your friend, boy, he gonna get you. Been just a little trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want?